Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Quarantena. Oggi è 15 di dicembre, è un martedì e come al solito ci troviamo invischiati in questo caffè della mattina e quasi costretti a parlare di numeri, di regole, di questioni che francamente avevamo promesso di non affrontare più nel dettaglio un po' di caffè della mattina fa, ma a tuttavia, restano ancora, nell'occhio della discussione pubblica e dunque ci sembra opportuno continuare a parlarne dando anche un seguito a quello che è stato detto proprio ieri nel caffè della mattina, editoriale di ieri mattina, in cui in qualche maniera accusavamo la strategia di un governo appunto legato a una classe dominante che abbiamo definito senza mezzi termini cialtrona, portare avanti delle, insomma, delle navigare a vista, ecco, questa è una terminologia che si utilizza molto ormai anche nei dibattiti televisivi, a cui purtroppo tutti siamo un po' costretti ad assistere, visto che, insomma, permane la chiusura, la limitazione della libertà di circolazione dopo le ore 22 in tutta Italia, indipendentemente appunto del colore della regione in cui si è residenti. Ma insomma, qua un po' la schizofrenia va avanti, interpolando da una ancor più squallida crisi di mercato. Domani Renzi, cioè oggi pomeriggio in realtà, il Renzi sarà ricevuto da Conte, insomma, personaggi di una bassezza culturale e naturalmente politica che, insomma, già ieri dicevamo, speravamo di essercene dimenticati almeno per un po', ecco, riemergono, ma si sa che spesso a galleggiare non sono le cose maggiormente apprezzabili di un sistema naturale e anche ovviamente di quello politico, anche perché insomma la situazione si fa molto difficile, il governo è sempre più chiuso in una morsa di coloro che cercano appunto la borghesia italiana, piccola, media, stracciona, compradora addirittura diremmo, che cerca un po' di salvare il salvabile, di riuscire a chiudere un po' i conti, a mettere qualche zero in più sui bilanci annuali di un 2020 evidentemente deludente se non terribile, e così Mezzucci, tipo il cravattaro, è il caso di dirlo, Marinella di Napoli, che è andato in televisione proprio oggi sulle reti nazionali cercando un po' di rifarsi da quella grande offesa e truffa ai danni dello Stato, cioè quando ha venduto, e ciò è stato testimoniato, e l'abbiamo detto anche in precedenti appunto editoriali, ha venduto in piena zona rossa e quindi con un divieto di aprire negozi delle cravatte che vanno tra i 100 e i 1000 euro a un infiltrato seguito dalle telecamere. Insomma, oggi cercava di fare il buono, il simpatico, di addirittura se l'è cavata dicendo: noi cerchiamo di mettere sempre al centro il cliente, è per questo che abbiamo sbagliato. Ma insomma, sappiamo chi abbiamo davanti, li riconosciamo quotidianamente, sono gli stessi appunto che sono responsabili in grandissima parte di tutta quell'evasione che ci mette in difficoltà, che vede, che costringe sicuramente e almeno in parte manovra quelle che sono le politiche economiche di un governo come quello attuale, sempre più in difficoltà. Beh, oggi insomma siamo arrivati al top probabilmente di questa serie di manovre schizofreniche, a cui ne seguirà un'altra entro mercoledì. E beh, però la direzione noi l'abbiamo un po' individuata, appunto, una volta che che appunto è stata possibile un minimo di guadagno della settimana probabilmente più dannosa dell'anno, che è stata quella appena passata, in particolare fine settimana appena passata. Ecco, si comincia a dire: no, perché il problema sono stati gli assembramenti, come se i cittadini italiani fossero così stupidi, diciamo, a lanciarsi in orde barbariche che hanno invaso le città, i centri delle città e dei paesi di tutto quanto, appunto, tutto quanto di ogni regione.
E non invece facendo minimamente, ma insomma questo sappiamo che fuori dalla loro logica, un minimo di mea culpa sulla necessità di mantenere aperti gli esercizi commerciali. E spiego subito con un esempio di che cosa sto parlando. Ecco, insomma, una settimana fa, esattamente il giorno 7 dicembre, mi è capitato di attraversare Roma nella sua parte centrale e in particolare di visitare il Parlamento, Fontana di Trevi, ecco, zone normalmente in questo periodo stracolme di persone. Ecco, in quell'occasione, esattamente una settimana fa, non c'era un'anima, addirittura per la prima volta forse in vita mia sono riuscito a vedere non solo Fontana di Trevi priva di turisti e di persone in generale, ma sono riuscito addirittura a parlare con coloro che lavorano come polizia municipale lì, insomma, dinanzi a uno dei posti sicuramente più belli e più conosciuti al mondo. Parlamento idem, era impressionante sentire esclusivamente l'eco dei nostri passi. Ecco, insomma, era un lunedì, era un prefestivo. Proprio ieri, o l'altro ieri, scusatemi più precisamente, la zona, la stessa zona di Fontana di Trevi è stata chiusa perché c'erano troppi assembramenti. Al di là dell'aneddoto, che cosa ci rappresenta? Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che c'è necessità di fare assembramenti al centro, è che l'apertura dei negozi in una fase prenatalizia inevitabilmente, volenti o non volenti, fa sì che tutta la città, nel caso di Roma, ma anche gli altri paesi o gli altri comuni di tutto il paese, facciano appunto compere. Ed è per questo che è rimasto tutto aperto, ed è per questo che non si parla più dei morti, che continuano a essere tantissimi. Ripeto, possono essere magari di un 10-15% di più rispetto a quelli che effettivamente sono causati da Covid. Però insomma è quello, cioè si è di nuovo, così come a marzo, aprile e maggio, creata quella dicotomia tra salute e profitto, e il governo ha deciso chiaramente di portarla nella direzione del profitto. E questa è una cosa che ormai vorrei vedere chi può negarla, insomma, chi ha il coraggio di farlo, soprattutto dinanzi a numeri che portano 63.000 decessi, e probabilmente sono molti di più, soprattutto nella prima ondata di Bergamo, come già abbiamo detto altre volte, ben distanti dai 300.000 in terra statunitense. Ma insomma, quello che conta, ecco, è proprio questa antinomia, questa distanza forte che esiste evidentemente tra chi appunto pensa che la salute venga prima del profitto e chi invece colloca il profitto come elemento cruciale, centrale di ogni azione politica. Ma come già abbiamo detto ieri, non ci ripeteremo, badate bene che la scelta della Merkel è semplicemente dettata da una classe dominante più lungimirante, sicuramente meglio inserita all'interno delle, diciamo, caselle egemoni del capitalismo mondiale. Ecco, per cui hanno capito bene che conviene fare un po' di lockdown adesso per far scendere la curva, per poi ripartire seriamente e non fare questi piccoli furtarelli, perché così li chiamerei, queste piccole cialtronate, questi piccoli recuperi di qualche monetina a destra e manca, pur di chiudere un po' meglio un anno maledetto da tantissimi punti di vista. Insomma, ecco, ancora una volta, adottando una strategia che già conoscemmo a marzo-aprile, ricordate la colpevolizzazione di coloro che andavano a correre, che andavano in bicicletta, senza dire nulla sull'apertura delle fabbriche. Ecco, ritornano qui. Il problema è l'assembramento, come se fosse il comportamento individuale, ecco, essere la ragione di un rischio terza ondata. Io, riprendendo quell'aneddoto di prima, volevo invitare ascoltatrici e ascoltatori a riflettere sul fatto che, purtroppo, bisogna dire, se è vero quello che ho visto, e vi posso assicurare che è così, magari non conoscete solo me, che in quelle giornate è passato nelle zone più belle e centrali della capitale, ecco, vuol dire che gli assembramenti avvengono non perché, diciamo, non esclusivamente perché le persone vogliono incontrarsi, e questo è un vero peccato, ma perché vogliono comperare. Quindi, se è così, ed è evidente che sia così, sarebbe bastato chiudere i negozi o comunque limitarne l'apertura,
in modo da comunque evitare questi famosi, famosissimi, famigerati assembramenti. Anche perché poi quello che si prospetta dinanzi a una cosa del genere, se così viene digerita e non criticamente, non adeguatamente criticata, appunto, questa chiave di lettura, è che poi viene giustificato un ulteriore lockdown. Quando? Quando le compere non servono più. Cioè, pensare, e domani purtroppo ho il terrore che ciò avverrà, che chiedendo una chiusura, si parla di zona rossa o zona arancione, dal 25 in poi, beh, che cosa si va a concludere tutto sommato? Innanzitutto una limitazione molto forte delle libertà individuali che non sono quelle di andare a fare le compere di Natale, ma di uscire e fare una passeggiata, andare a trovare i propri genitori, andare a parlare con un amico per strada, a prendere un po' d'aria nel parco, ecco, queste sono libertà che verrebbero meno, però al contempo si sa benissimo per chi minimamente ha avuto a che fare con un mondo di commercianti o anche di produttori, che tanto dopo il 21-22 non si vende più niente perché il grosso è stato già prodotto, venduto e dunque chi ha dovuto far cassa l'ha fatto adeguatamente. Quindi attenzione alle parole del Comitato Tecnico Scientifico che dice per evitare una terza ondata ora bisogna chiudere, ma perché non prima? Perché non da subito? Perché aspettare il 24 o 25? Dovremmo rispondere noi, magari mandandoli in confusione dinanzi a una risposta del genere che sarebbe sicuramente balbettata, sarebbe comunque inconsistente perché dovrebbero ammettere che stanno cercando di far fare i soldi a chi di dovuto. Ecco. Quando si parla l'economia a terra, lasciate perdere, qui non parliamo di persone che riescono a mettere tre pasti con difficoltà, questi, insomma, Marinella, i negozi del centro di Roma, le boutique, ecco, hanno tutto fuorché difficoltà a reperire liquidità, sia perché da una parte il governo gliele garantisce, sia perché negli anni hanno messo da parte una quantità di denari e di capitali. Che vi assicuro, qualche mese di difficoltà non intaccherebbe se non in una parte veramente irrisoria. E dunque, ciò che ci aspetta è questo. I giornali ovviamente fanno eco immediatamente a un discorso del genere, anche solta anche Gimbe Cartabellotta, che è una persona che ci diamo sempre perché ci aiuta a capire meglio i numeri, auspica delle chiusure maggiori. Ma insomma, non è questo il problema è farle partire quando tutti hanno già fatto i soldi e quando gli assembramenti già hanno permesso una nuova circolazione forte del virus, se è di questo che parliamo. E allora, ovviamente tutti si sperticano nel dire che già l'Olanda è in lockdown, Londra è zona rossa, la Svizzera i locali negozi forse sarà il governo svizzero deciderà di chiuderli a partire dalle ore 19. Insomma, si sta creando un'area tale per cui insomma, si creano le basi perché in questa maniera, col famoso cerchiobottismo di questi governi, appunto, si dà una botta, una botta al cerchio e una alla botte, e dunque si ottiene da una parte, appunto, che i negozianti non si lamentino più di tanto, il commercio, quindi sia il capitale commerciale che il capitale industriale, viene tenuto a galla, e d'altra parte i grandi fautori di misure sempre più restrittive in maniera critica, non che non siano importanti, ecco, questo non vogliamo essere confusi, non che si, non siano cruciali, ma vanno gestite in una maniera ben diversa, non quando, diciamo, tutto il gregge è uscito fuori dal recinto. E del resto abbiamo avuto notizia, insomma, circolata, è una notizia abbastanza complessa che un po' mette in difficoltà anche questa corsa al vaccino, almeno diciamo due elementi. Il primo è che c'è una ragazza romana di 25 anni che ha avuto il Covid con delle conseguenze abbastanza importanti alle vie respiratorie, è finalmente guarita, ma dopo un mese si è riammalata e nuovamente sta in questo momento con febbre alta e dolori muscolari molto 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 forti. Insomma, questo sicuramente è un aspetto preoccupante, quella della durata degli anticorpi che si lega necessariamente al discorso dei vaccini. I vaccini continuano ad andare avanti, abbiamo visto appunto che negli Stati Uniti anche è cominciato il programma di erogazione dei vaccini e anche qui staremo a vedere perché la situazione ovviamente non si sta collocando
su una strada abbastanza o diciamo sufficientemente rassicurante. Altre notizie che ci sembra importante sottolineare, che insomma vanno al di là dell'emergenza Covid, che purtroppo riempie gran parte dei nostri editoriali, vista la centralità che sta assumendo quotidianamente sempre di più, per tutte le ragioni che abbiamo già detto e che ripeto non diremo ancora una volta. Una buona notizia viene dalla Sicilia, dove una professoressa, Rosa Maria Dell'Aria, scusatemi, è stata riammessa, diciamo, ha vinto la causa. Il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha imposto la restituzione dello stipendio che a questa professoressa era stato sospeso per 15 giorni, già che nella giornata della memoria del 2019, Rosa Maria Dell'Aria ai suoi studenti aveva proposto una sorta di parallelo, ma molto moderato, molto insomma in termini di ragionamento tra appunto i decreti di sicurezza e le leggi razziali. In quel momento c'erano gli stessi che oggi governano dal lato 5 Stelle, ma in più ricordate appunto la presenza dell'estrema destra xenofoba della Lega, rappresentata ovviamente dal suo capo politico. Sicuramente è una buona notizia, ma a questa si contrappone un'altra notizia che ci fa sicuramente molto meno piacere, che è quella connessa a una manifestazione, a un picchetto fatto da delle lavoratrici alla Jux, che è una di quelle aziende che maggiormente vende tessile su internet e ovviamente approfitta delle migliori condizioni di sfruttamento per poter andare avanti, dei lavoratori ovviamente. Insomma, all'Interporto di Bologna abbiamo avuto notizia del fatto che proprio nella giornata del 13, dinanzi a questo picchetto, purtroppo c'è stata un'aggressione abbastanza importante di alcuni camion, probabilmente legati alla proprietà, che hanno cercato di sfondare questo picchetto, mettendo a repentaglio appunto la vita delle lavoratrici in mobilitazione, con delle modalità purtroppo molto prossime a quelle che portarono all'uccisione di un compagno di nazionalità marocchina, se non ricordo male, adesso purtroppo non mi viene in mente il nome. Era comunque una manifestazione, era Piacenza sicuramente, era della GLS, dunque quelle metodologie repressive continuano ad andare avanti, ma noi non finiremo mai di denunciarle. Appunto, per fortuna questa volta l'episodio non ha avuto un epilogo drammatico come quella volta, ma probabilmente solo per un caso, solo per la capacità appunto delle lavoratrici di riuscirsi a spostare più rapidamente di quanto non accadde altre volte. Detto ciò, io direi che possiamo terminare qui questo appuntamento quotidiano con il caffè della mattina, che verrà riproposto alle 11:30 anche su geminiNetwork.it in differita. Concludo ricordando che oggi alle 10 avremo una sorta di seconda parte della puntata andata in onda ieri sulla sanità, sempre a cura delle compagne di Plus Lavoro. Detto ciò, vi auguro una buonissima giornata, come al solito, e a risentirci nelle prossime giornate.